8 i precedenti al Bentegodi fra Chievo e Sampdoria, 7 scontri di campionato e 1 di Coppa Italia. 1-1 è sicuramente il risultato più gettonato fra clivensi e blucerchiati. Il 1 febbraio del 2009 botta e risposta tra il 70esimo e il 72esimo minuto. Prima Pazzini raccoglie un lungo lancio e con una bella girata segna quella che sarà la prima della sua lunga serie di reti con la maglia della Samp. Il pari del Chievo è però immediato, merito di Rigoni che di testa riesce a scavalcare Castellazzi. Il 1 aprile 2007 nella memoria soprattutto lo straordinario pallonetto da più di 40 metri di Fabio Quagliarella che sorprende Squizzi fuori porta e lo scavalca con un colpo da fuori classe che porta in vantaggio i blucerchiati. La replica veneta è affidata all'attuale romanista Brighi che al 33esimo della ripresa firma il gol del pareggio con un Gianluca Berti nell'occasione tutt'altro che impeccabile. Ancora 1-1 l'8 febbraio 2006. Kutuzov, dopo aver saltato Malagò, porta in vantaggio la Samp di Novellino beffando il portiere Fontana. Nella ripresa il Chievo di Pillon, con San Marco e Franceschini colonne del centrocampo e il brasiliano Amauri di punta, ristabilisce l'equilibrio della gara grazie al difensore Scurto, bravo con un pregevole tuffo di testa. Il terzo 1-1 degli ultimi anni arriva nel primo anno di Serie A della Samp di Novellino, 19 ottobre 2003. Un buon Chievo, guidato da Del Neri, e forte di Marcheggiani, Perrotta, Santana, Semioli, Amauri e Sculli, segna per primo proprio con Amauri che batte Antognoli su assist di Santana. La reazione della Samp arriva nella ripresa, tocca a Dai Modiana agguantare il meritato pari al quarto d'ora della ripresa sugli sviluppi di un lancio di Volpi, spizzicato di testa da Bazzani. 27 ottobre 2004, netto successo blucerchiato. Poco dopo la mezz'ora, un 1-2 firmato da Sergio Volpi e Aimo Diana schianta la resistenza dei veronesi di Mario Beretta. Per il capitano una gran fucilata di destro da fuori area. Molto bello anche il raddoppio di Diana, contropiede Bazzani Flachi e palla all'esterno bresciano che salta Danna e fulmina Marcheggiani con un gran tiro. A livello di Serie B, il 14 aprile 2001 ecco l'ennesimo 1-1. Rete del vantaggio nel primo tempo di Roberto D'Aversa, che entra in area palla al piede e seppur pressato da Manfredini supera Marcon. Dopo appena 2 minuti, Cristian Manfredini rimette però in corsa i padroni di casa, battendo sereni sugli sviluppi di un corto rinvio di Mirko Conte e fissando quello che sarà poi il risultato definitivo. Nel Chievo, migliori in campo Corini e Corradi. Nella Samp, oltre a sereni in porta, Vergassola e Marcolini a centrocampo e il tridente d'attacco Possanzini, Flachi, Luiso.